Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Diamo subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti per quanto riguarda gli avvenimenti di Beirut. La città di Beirut è in ginocchio. Il bilancio delle vittime è salito a oltre 50 morti e si parla già di più di 2.700 feriti. Le terribili immagini che arrivano da Beirut descrivono solo in parte il dolore che sta passando il popolo libanese e il presidente del Consiglio Conte dichiara che l'Italia farà possibile per sostenere questo popolo. La Farnesina si è già attivata attraverso le unità di crisi per prestare ogni possibile assistenza ai connazionali presenti nel paese. La colonna di fumo ormai è altissima ed è visibile anche dalle coste della Grecia. Il primo ministro libanese Diab ha dichiarato che i responsabili pagheranno caro prezzo questo disastro. Inoltre, sono già in corso le indagini sul magazzino che a quanto pare è presente sul porto già dal 2014. Il primo ministro Diab ha dichiarato che questa volta la verità verrà fuori e le indagini non saranno ostacolate. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Saius. Bene, riprendiamo adesso con le notizie per quanto riguarda la cronaca nazionale. Autostrade, i soci di Atlantia vogliono uscire guadagnandoci e propongono di vendere al miglior offerente. CDP dicono partecipi alla gara. Il gruppo di cui Benetton hanno il 30% e che a sua volta controlla ASPI fa sapere che ci sono concrete difficoltà nel proseguimento positivo delle trattative con Cassa Depositi e Prestiti. Dunque, per dare corso a quanto delineato nella lettera del 14 luglio 2020 con spirito di buona fede, dicono, mette sul piatto una soluzione alternativa. Il prezzo lo faccia il mercato. Basta segreti sulle stragi, Conte scrive al Parlamento, da via libera alla declassificazione degli atti. Chissà se questa sarà la volta buona. Insomma, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scritto alla Camera e al Senato per dare il via libera alla declassificazione degli atti conservati nei loro archivi ma non divulgabili perché ancora ritenuti top secret dalle amministrazioni dello Stato, servizi segreti compresi, che li hanno prodotti. Coronavirus, nuovo focolaio in un'azienda agricola del Mantovano, 97 persone positive. Sono 97 le persone positive individuate in un nuovo focolaio di coronavirus all'interno di un'azienda agricola del Mantovano. A comunicare la scoperta del nuovo cluster lombardo è stata l'assessore al welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, precisando che 3 persone hanno sintomi lievi mentre tutti gli altri sono asintomatici. L'azienda è già stata sottoposta a sanificazione. Cosa Nostra, ha arrestato il figlio del boss Tano Badalamenti, era a casa di sua madre in Sicilia. Leonardo Badalamenti, 60 anni, è finito in manette in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso dall'autorità giudiziaria di San Paolo in Brasile per associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti e falsità ideologica. Era latitante, dal 2017 andava in giro con un'identità falsa, quella dell'uomo d'affari brasiliano Carlos Massetti. Notizie da Napoli e dalla Campania. Covid Center in Campania, nel mirino dei PM e i documenti del collaudo fantasma. C'è stato un momento in cui il rapporto tra Soresa e la ditta di Padova, quella degli ospedali modulari, si è incrinato. Un momento a partire dal quale è iniziato un carteggio a colpi di diffide, di avvertimenti e penalità a proposito dei punti chiave della realizzazione dell'ospedale anti-Covid. Una corrispondenza fatta di PEC, una posta elettronica certificata, di lettere dei rispettivi uffici legali su cui sta lavorando in queste ore la Procura di Napoli. Inchiesta che prende le mosse dalle gare messe in campo da Soresa durante la pandemia, a partire dalla realizzazione dei 3 ospedali destinati a rappresentare un presidio a Napoli, a Salerno e Caserta, per isolare il coronavirus e fornire assistenza ai malati più gravi. Siamo insomma ai primi di maggio, quando il rapporto tra la MED di Padova e la Soresa, base appaltante per la regione, si incrina su un punto in particolare: la mancanza di un collaudo dell'ospedale di Ponticelli, che spinge la MED a diffidare la Soresa
quindi la Regione Campania, ad utilizzare quella struttura senza il via libera definitivo. Il carabiniere è pestato dal branco a Castellammare, dice: il peggio è passato, sto meglio, ho fatto soltanto il mio dovere. Appena ho visto che stava succedendo qualcosa non ci ho pensato due volte e sono intervenuto. Adesso il peggio è passato e sto molto meglio. Giovanni Ballarò è l'appuntato dei carabinieri pestato tra Piazza Principe Umberto e la Villa Comunale a Castellammare di Stabia. Ieri mattina ha parlato al telefono con il sindaco stabiese Gaetano Cimmino, poco prima di essere dimesso dall'ospedale, e gli ha raccontato ciò che è accaduto intorno all'una della notte tra venerdì e sabato. Finalmente è tornato a casa. Dopo alcuni giorni di ricovero al San Leonardo di Castellammare, era stato trasferito per una visita neurologica all'ospedale del Mare, dove i medici hanno escluso ulteriori problemi, confermando la prognosi di 25 giorni. Quindi da oggi sarà a riposo per altre 3 settimane per recuperare la commozione cerebrale riportata a causa dei colpi di casco alla testa e di un tavolino di alluminio che gli è stato scagliato dietro la nuca. Tra i capelli rimarrà una cicatrice proprio lì dove adesso ha una ferita da medicare con cura. Notizie dalla Puglia. Esplosione a Beirut, è ferito il militare di Bari Roberto Caldarulo. C'è anche un militare barese tra i feriti delle devastanti esplosioni avvenute nel pomeriggio di ieri a Beirut in Libano. Si tratta, secondo quanto appreso dall'ANSA, di Roberto Caldarulo, caporal maggiore dell'esercito del battaglione gestione transiti di Bari. Le condizioni dei militari non sarebbero gravi, mentre altri sono sotto osservazione in stato di shock. Passeggeri sul bus senza mascherina e né biglietto, i mezzi AM TAB è terra di nessuno. A bordo del bus senza mascherina, nonostante l'ordinanza regionale che ne prevede l'obbligo, spesso sprovvisti di biglietto e trasportando di tutto, dal canotto gonfiabile alle sedie a sdraio, dalla piccola bancarella portatile alla tavola da surf. A Bari i mezzi AMTAB sono terra di nessuno, quindi è la denuncia lanciata dai sindacati che in una lettera congiunta firmata da FILT, CGL, FIT, CISL, UIL Trasporti, UGL, FAISAL, CISAL, CILDI, CONFAIL, FISAST, CISAL, indirizzata all'azienda e alle istituzioni locali, chiedono interventi urgenti per porre rimedio a una situazione che definiscono in netto peggioramento. Notizie da Treviso e dal Veneto. Bus scolastici pieni o niente, i paletti della MOM per settembre. L'azienda dice impossibile organizzare un servizio a carichi limitati, chiesto un piano entro 15 agosto. Positivo in carcere il profugo arrestato alla Serena, 6 agenti sono in quarantena. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, dice: lì zero regole, ma chi sbaglia deve pagare, le responsabilità sono della cooperativa che gestisce la struttura. Bimbo schiacciato sotto il cancello, Tommaso è morto per un bullone mancante. La tragedia di Dosson, la procura vuole capire perché non fosse presente l'elemento che avrebbe dovuto tenere in equilibrio il cancello nuovo. La marca dei nuovi vigneti, ogni anno 1.000 ettari in più. La provincia di Treviso è quella con la maggiore superficie evitata del nord-est. Ivo Nardi dice: è necessario per la crescita dell'export, ma ora non c'è più posto. Treviso rimosso, tumore raro al naso senza lasciare cicatrici. L'unità operativa di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale Cafoncella ha usato una tecnica che ha permesso di evitare qualsiasi incisione esterna. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Maltempo, frana nella notte a Taipana. Per fortuna in quel momento non stavano transitando mezzi e nessuno è rimasto ferito. Il sindaco ha disposto la chiusura del tratto. Il maltempo, appunto, della notte scorsa ha causato il cedimento di un versante lungo l'ex provinciale 38 all'altezza della progressiva chilometrica 18+200 nel comune di Taipana, al limitare con il comune di Nimis. La frana si è verificata poco prima dell'una della notte. Si tratta di un distacco di rocce che sono finite sulla carreggiata. Un masso è andato a incastrarsi sotto il guardrail. Blitz di Casa Pound in consiglio regionale. Dopo i finti cartelloni stradali, i militanti sono entrati in aula per contestare la gestione dei migranti, interrompendo la seduta della sesta commissione. Dopo i finti cartelloni stradali affissi nella notte tra domenica e lunedì alle porte di Udine e di diversi paesi dell'Interland, i militari di Casa Pound hanno organizzato un blitz in consiglio regionale, dove era in corso la sesta commissione con all'ordine del giorno l'approvazione preliminare del programma Immigrazione 2020.
Due uomini trovati senza vita nella notte, le terribili scoperte a San Quirino intorno alle 20 a Sequals, poco prima delle 1:30. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, appunto, per tentare di soccorrere due uomini che non davano notizie da diverse ore. A dare l'allarme erano stati i parenti e i vicini che non li avevano visti e hanno chiamato il 112 temendo il peggio. La prima persona è stata trovata senza vita poco dopo le 20 di ieri a San Quirino nella sua abitazione. Nuovi rintracci di migranti in Friuli. Nella notte una trentina di persone è stata intercettata in varie località dalle forze dell'ordine. Alcuni degli stranieri sono minori. Nuovi rintracci di migranti nella notte scorsa in Friuli. I primi gruppi sono stati notati camminare a bordo strada a Corno di Rosazzo poco dopo la mezzanotte. Altri sono stati individuati poi a San Giovanni al Natisone, diretti a Udine. Altri ancora a Pradamano e a Butrio, sulle strade provinciali e sulle regionali. Sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di competenza e la sezione radiomobile della compagnia di Palmanova per la loro identificazione. Altri migranti a Castellerio, il sindaco minaccia un sit-in di protesta. Il primo cittadino di Pagnacco, Luca Mazzaro, teme che l'area del seminario arcivescovile sia stata individuata come appoggio alla Cavarzelani. Sta diventando calda l'atmosfera al seminario di Castellerio dopo l'ulteriore arrivo di migranti rintracciati e sottoposti a quarantena. Il sindaco di Pagnacco, Luca Mazzaro, si dice molto preoccupato perché teme che quest'area sia stata individuata come appoggio nel caso la Cavarzelani non regga più. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.